In questa puntata del TG parleremo di tanti eventi internazionali. Con il Mondiale per Club di Surf Casting, l'amichevole Italia-Belgio-Francia di Pesca al Colpo e l'International Fisheries Challenge. Poi Canada Riva, Trota Lago, un'ampia pagina dedicata al canale di Ostellato e l'ormai consueta rubrica A Pesca con la Fipsas. Eccoci pronti per questa nuova puntata del TG Fipsas. In studio anche questa volta Luca Caslini e Cassiopea Bissi. Pronti per la puntata numero 13. Avremo anche quest'oggi la rubrica Pesca con la Fipsas. E dove andremo? Questa volta andiamo ad Imperia, sul torrente Roia. In Liguria, bellissima la Liguria, a parte che l'Italia è tutta bellissima. Eh già. Sicuramente saranno delle immagini fantastiche, straordinarie. Io partirei, come sempre, senza il tuo consenso, ma tanto oramai lo sai che... Una cosa appurata. Sono un abitué, partirei con un evento internazionale, quelli che avevi citato proprio all'inizio. Partirei proprio dall'amichevole Italia-Belgio e Francia di Pesca al Colpo. Tre bandiere diverse, tre scuole di pesca diverse che si uniscono per una sfida amichevole, utile per rafforzare i buoni rapporti e trasmettersi a vicenda tecniche e metodologie per accrescere quindi le reciproche competenze. Lo stagno di Prémery è un grande lago che prende acqua da un fiume vicino ed è pieno di gardon e di brem. I pescatori, 8 per squadra, sono arrivati sul posto la sera di giovedì 7 novembre. Venerdì 8 e sabato 9 sono stati dedicati all'allenamento di gruppo da mezzogiorno alle 16 per familiarizzare con il sito di pesca. La competizione internazionale invece si è svolta nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 novembre, domenica dalle 12 alle 16 e lunedì dalle 9 alle 13. Nella manche di domenica 10 novembre, affrontata con la tecnica della Rubezen, minimo 6 pezzi, i padroni di casa della Francia hanno totalizzato 10 penalità, secondo posto per l'Italia con 16 e terzo il Belgio con 22. I piazzamenti degli italiani, guidati da Rodolfo Frigeri e Gino Govi, sono stati i seguenti: primo posto per Prandi e Naro, secondo per Fini, Matteoli, Falsini e Reverberi e terzo posto per Giambrone e Crepaldi. Una partita amichevole che permette a ogni nazione invitata di praticare pesche poco comuni a casa. Questo incontro si è disputato a Prémery nella Nièvre, un'occasione unica anche per il livello di accoglienza che le squadre ospiti hanno ricevuto. La pescata si è sviluppata con la Rubezen di 7 metri per prendere dei piccoli gardon presenti in grande numero. Si poteva anche prendere alcune placchette su una seconda linea di pesca più lunga, quella sui 13 metri. Punteggi che variano da 2,5 fino a 6 kg a seconda delle zone di pesca. Il colpo di gelo arrivato nel weekend si è fatto sentire sui pescatori soprattutto il lunedì. I concorrenti hanno utilizzato elastici dello 07 e hanno bagnato la pastura tutti insieme affinché anche le squadre ospiti potessero vedere come affrontare la pescata. La vittoria di questa sfida amichevole è andata ai padroni di casa della Francia. Ed ora passiamo ad un'altra sfida internazionale. Il 9 e il 10 di novembre presso il Lago Borghese, situato vicino a Monsummano Terme, si è svolto il primo International Challenge Feeder Fishing. Le nostre due formazioni ufficiali hanno svolto un ottimo test con una media di circa 25 kg, con punte da 35 a 40 kg, alla pari con gli altri team che hanno impostato una pescata sui 40-50 metri. La pioggia caduta nei giorni precedenti purtroppo ha sporcato notevolmente l'acqua, rovinando la resa di una pesca sottoriva, pur se limitata a 10 metri, e quindi la linea di pesca è stata nel trovare uno spazio d'acqua più chiara tra i 40 e 50 metri, fino ad arrivare ad 80 circa, come hanno fatto vedere gli ungheresi. 10 team in gara che si sono sfidati sulle rive di questo lago toscano, che ha risposto molto bene dal punto di vista della pescosità, nonostante il clima abbia in parte condizionato la giornata di pesca. L'evento è stato fortemente voluto dal settore pesca di superficie Fipsas per valorizzare questa specialità che anno dopo anno sta prendendo sempre più piede in Italia, ma anche in altri paesi. Soprattutto in quelli anglosassoni è la tecnica che va per la maggiore. Al termine della seconda manche vince il team Ungheria, a seguito sul podio il team Tubertini Europe e poi il team Italia, che ha dimostrato di essere molto competitiva e di non temere il confronto con nessun'altra squadra straniera. Non a caso, infatti, il titolo individuale viene conquistato da un italiano, Ettore Ciotti, che vince entrambe le manche con il peso complessivo di 89-180 kg. Secondo posto per l'ungherese Nemeth Balac, terzo per Jacopo Baldan del team Tubertini Europe.
Presenti per la federazione Maurizio Natucci, presidente nazionale del settore pesca di superficie, e Gianni Breda, responsabile del FIDER, che visti gli ottimi risultati ottenuti in termini di organizzazione e i riscontri positivi ottenuti da parte degli atleti in gara, hanno manifestato l'intenzione di riproporsi sicuramente per l'organizzazione del prossimo anno, nel caso in cui non venga avanzata nessun'altra candidatura da parte di federazioni straniere. Passiamo ora al Mondiale Surf Casting per Club, con la cerimonia di apertura e la sfilata delle squadre partecipanti in rappresentanza di 9 paesi. Il giorno 27 ottobre ad Dunkerque in Francia ha avuto inizio il 27esimo campionato del mondo di surf casting per club. Sono stati 2 i team che hanno rappresentato l'Italia durante questa competizione: la Surf Casting Carrara, detentrice del titolo di società campione d'Italia 2018, e la Surf Competition, seconda classificata. Dopo la prova che di consueto precede l'inizio vero e proprio della competizione, che dal 29 ottobre fino al 1 di novembre si è svolta in 4 manche da 4 ore ciascuna. Sulle spiagge di Braak-Dyck e di Malo-les-Bains a Dunkerque in Francia, il primo giorno di gara del Mondiale per Club di Surf Casting 2019 vede la Germania in prima posizione con il club Mecklenburg-Vorpommern, seguito dall'Italia con la Surf Casting Carrara, e terzo il Belgio con il Kingfisher Hydrafish Team. Il secondo giorno di gara sulle spiagge di Malo Beach, dove la Surf Casting Carrara non è riuscita a ripetere la prestazione del giorno precedente, le poche catture si sono susseguite a macchia di leopardo tra i vari picchetti, tagliando purtroppo fuori alcuni atleti. La classifica parziale vede quindi in testa il club spagnolo CDP Marbella, a seguire la Spro Cevis Team dell'Olanda e terzo il GDR De Olhos de Agua del Portogallo. La Surf Casting Carrara scivola al 5º posto. Al termine del 4º e ultimo giorno di gara, dopo un'altra giornata difficilissima caratterizzata da tanti cappotti, dal freddo e dalla pioggia battente, il CDP Marbella vince il 27esimo campionato del mondo per club di surf casting, seguito al 2º posto dal club belga Kingfisher Hydrafish e al 3º posto dal club nautico Santa Lucia. 9º posto per la Surf Casting Carrara e 18esimo posto per la Surf Casting Competition. Voltiamo pagina e parliamo del campionato italiano Canada Riva a coppie, che si è svolto il 5-6 ottobre scorso presso la diga Alberoni Lido. Autrice dell'organizzazione di questo evento l'associazione nautica Marco Polo. 17 coppie hanno preso parte a questo evento garistico in rappresentanza di 9 società. Nella giornata del 5 ottobre le condizioni meteo erano ideali, con mare calmo e giornata soleggiata. Nella giornata del 6 il meteo è cambiato, con prevalenza di vento moderato e mare abbastanza mosso. La tecnica utilizzata è stata quella della pesca al tocco in buco, pesca con bombarda a recupero. In entrambe le giornate di gara il pescato era similare: con la tecnica della bombarda a recupero è prevalsa quasi totalmente la cattura di aguglie, con qualche raro esemplare di orata, boghe, cefali, mentre con la pesca al tocco in buco sono stati catturati esclusivamente ghiozzi. A conquistare il podio in prima piazza la coppia Mattiuzzo Claudio e Valvassura Ferdinando della CPS San Rocco Veret. Seconda piazza del podio per la coppia formata da Collavoli Jacopo e Pantani Fabio della GPS Lo Squalo, che lasciano alle loro spalle in terza posizione la Cerenza Paolo e Sottilotta Alex della Lega Navale Italiana Spotorno GDPS Daiva Stonfo. Nonostante un limitato numero di coppie iscritte, l'evento sportivo si è rilevato interessante ed è stato vissuto intensamente dai partecipanti e dai presenti circa 70 persone. Parliamo ora della terza prova a 5 di Trotta Lago per squadre. Il giorno 27 ottobre a Moccone, presso il Lago Federici, si è disputata la terza prova del trofeo di Serie A5 per squadre di società di pesca alla trota con esche naturali in lago. Ad organizzare questa manifestazione sportiva è stata l'ASD Presila Pesca.
hanno partecipato 12 squadre per un totale di 72 concorrenti. Giornata stupenda, temperatura sopra le medie di stagione, vento assente, pesce presente per tutto il lago. Le tecniche utilizzate sono state molteplici in base alla zona del lago, in prevalenza tremarella e bombarda. Sicuramente inizialmente piombino e vetrino con trote vicine anche alle sponde, poi molte bombarde per la pesca a centro lago, ma sempre con pesca quasi a galla, trote dai 120 grammi di media e resa del lago dell'85%. Si aggiudica il primo gradino del podio la squadra A Campobasso Maver con 184 catture. Seconda piazza del podio con 178 catture la squadra A del Lago di Sisto Riccio Pesca Sportiva e terza posizione per il team Potenza Soffritti squadra A con 159 catture. Parliamo adesso del circondariale di Ostellato perché a Ferrara si è svolto un importante incontro per migliorare la pescosità. L'annata agonistica 2019 non è ancora ufficialmente finita, ma ovviamente la federazione è già al lavoro per quella che sarà l'annata agonistica del 2020. Nei giorni scorsi a Ostellato si sono ritrovati l'assessore Andrea Zappaterra per il comune di Ostellato, Paolo Gamberoni, presidente della sezione FIPSAS di Ferrara, Antonio Fusconi, quale referente nazionale della pesca al colpo della FIPSAS e il consigliere nazionale FIPSAS Massimo Rossi. Il tema dell'incontro è stato ovviamente il campo di gara del circondariale, soprattutto dopo i deludenti risultati delle ultime gare disputate. È ovvio ed evidente che in quella sede non è stata data una risposta alla scarsa e a volte nulla pescosità del circondariale, ma è stata programmata un'attività che dovrà essere sviluppata da tecnici e da tutte quelle che sono le realtà che incidono e si interessano nel circondariale. Quindi ovviamente Università di Ferrara e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ricerca che si allunghi nel tempo prendendo in esame sia i momenti di scarsa pescosità ma anche quelli dove la pescosità è a buoni livelli per poter fornire a tutti i pescasportivi che frequentano e si preoccupano della salute del canale circondariale Bando, Valle Lepri e i dati dei rilievi ottenuti nella massima trasparenza. Dati che riguarderanno la qualità dell'acqua, la quantità di ossigeno presente, l'incidenza dei materiali utilizzati per le gare di pesca con carotaggi del fondale sia sul campo di gara che in altre parti del canale. Insomma, tutti quei dati che certificano lo stato di salute del campo di gara più famoso del mondo. L'assessore Zappaterra ha confermato l'importanza del campo di gara del circondariale anche in funzione dei flussi turistici. Ostellato è il quarto comune del ferrarese dopo potenze come Ferrara, Comacchio e Cento e questo la dice lunga su quello che il campo di gara incide anche sulla realtà economico-commerciale locale. L'incontro si è chiuso con l'accordo di partire il prima possibile e di rendere pubblici, appena ricevuti, i dati relativi a questa importante realtà del Basso Ferrarese, cercando di evitare inutili polemiche basate su supposizioni e senza dati certi. Le realtà presenti all'incontro hanno dato la massima disponibilità con l'obiettivo di arrivare quanto prima ad un risultato positivo, continuando in questo contesto anche la lotta al bracconaggio, che è sicuramente parte importante del problema e non solo nel circondariale. In tal caso, Luca, so che abbiamo un ospite. Sì, abbiamo un ospite importante, proprio l'assessore Andrea Zappaterra. Seguiamo l'intervista. E siamo in linea con l'assessore Andrea Zappaterra del comune di Ostellato. Assessore, mi sente? Sì, la sento benissimo. Ottimo. Assessore con un sacco di deleghe, se non ricordo male, giusto? Sì, ho le deleghe al turismo, alla cultura e alle pari opportunità. Ecco, quindi in particolare con questa delega al turismo, con tutti i pescatori che vengono nel comune di Ostellato, mi sembra che vi stiate muovendo in maniera importante perché il turismo legato alla pesca è una cosa che a voi interessa, o dico male? Sì, assolutamente. Noi abbiamo un rapporto che dura da anni con la pesca, riteniamo la pesca una grande risorsa per il nostro territorio
in quanto porta un indotto importante su tutto il territorio stellatese. Ci stiamo muovendo, ci siamo sempre mossi quando ci sono state delle problematiche, abbiamo un rapporto da anni con FIPSAS e vogliamo continuarlo nel tempo perché, ribadisco, per noi la pesca è una grande risorsa. Le faccio una domanda indiscreta, lei è un pescatore, assessore? No, io andavo a pescare da piccolo, sono cresciuto nei canali di Ostellato, però mi occupavo di pesca ricreativa, non ho mai fatto gare, non sono mai stato un agonista, sono sempre stato un appassionato. Un appassionato di pesca, quindi immagino che lei al problema gli stia anche a cuore in maniera importante, visto che è anche un pescatore ricreativo. E le chiedo, lei cosa sta succedendo al canale di Ostellato? Lei ha un'idea di quello che sta succedendo? Perché ultimamente purtroppo i pesci hanno un po' latitato. Allora, quest'anno c'è stata una problematica appunto legata al fatto che il pesce non mangiava, penso sia noto a tutti. Diciamo che se ne sono sentite un po' di tutti i colori. Io sono abituato, quando ci sono determinati problemi, a chiedere il parere a degli esperti. In questo caso ci stiamo muovendo per una collaborazione continuativa con l'Università di Ferrara, in modo da costruire un sistema di rilevazione ciclica delle nostre acque, in modo che abbiamo nel futuro dei dati oggettivi su cui lavorare, quindi sapere esattamente cosa succede al canale quando si pesca e cosa succede quando non si pesca. Per cui, ripeto, se ne sono sentite di tutti i colori. Noi siamo abituati a muoverci in modo serio e quindi, ribadisco, l'obiettivo nostro è quello di riuscire ad avere dei dati oggettivi sui quali lavorare e sapere esattamente quali tipi di interventi noi come comune possiamo fare in futuro per garantire appunto la pescosità del nostro circondariale, che è fondamentale per il futuro della pesca stellatese. Assessore, faccio un po' l'avvocato del diavolo, so che comunque avete una collaborazione importante con la federazione proprio per lo sviluppo del canale di Ostellato, ma questi rilevamenti, queste analisi quando partiranno? Avete già fatto un tavolo con un'idea di programma di quello che dovrà accadere? Assolutamente, a brevissimo, dobbiamo solo risolvere questioni burocratiche relative all'accordo che c'è tra il Comune e l'Università di Ferrara, ma a breve partiremo con le rilevazioni. Ripeto, al di là dell'emergenza di quest'anno, riteniamo molto serio avere un sistema continuativo di rilevazione, perché noi abbiamo tutto l'interesse di risolvere la situazione emergenziale, ma dobbiamo anche essere pronti in futuro quando si ripresenterà, e quindi assolutamente dobbiamo costruire questo sistema e farlo in modo molto serio. Una bella sinergia, quindi lei mi sta dicendo che, faccio una battuta ovviamente, i pescatori vi interessa averli lì nel vostro territorio? Ma assolutamente, ribadisco, noi abbiamo tutto l'interesse a mantenere i pescatori sul nostro territorio. Sono una risorsa per Ostellato, la nostra nuova amministrazione e anche quella precedente del sindaco Marchi hanno sempre fatto di tutto per fare in modo che i pescatori si trovassero bene sul nostro territorio. Non dimentichiamo che abbiamo organizzato 3 mondiali di pesca facendo la nostra parte come comune, insieme alla regione, insieme a FIPSAS. Abbiamo fatto in modo che i pescatori potessero negli anni soggiornare sul nostro territorio e cercare di andare incontro a quelle che sono le loro esigenze. Ripeto, noi crediamo nella pesca, pensiamo che sia una grande risorsa e vogliamo continuare a collaborare con la FIPSAS e con i pescatori il più a lungo possibile. Bene, grazie mille assessore, grazie delle sue parole, grazie della sua disponibilità. E l'augurio che questa sinergia in futuro porti grandi risultati. Grazie ancora. Grazie a voi e ci risentiamo a presto, spero con delle novità importanti e delle soluzioni. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Ringraziamo l'assessore Zappaterra per averci concesso questa intervista. La 13ª puntata del TG FIPSAS termina qua. Noi vi lasciamo in compagnia della rubrica Pesca con la FIPSAS sul torrente Roia in provincia di Imperia, e ringraziamo tutti voi che ci state seguendo da casa. E l'appuntamento con tutti è per la prossima puntata. Arrivederci.
Buongiorno, sono Luigi Stuani, consigliere nazionale della Federazione, della FIPSAS e nonché responsabile coordinatore nazionale delle guardie etiche volontarie. Ci troviamo oggi in quello della Valle Argentina, in provincia di Imperia. Posto bellissimo, chiaramente mi riferisco a tutta la valle, partendo da Arma di Taggia, località Badalucco, Molini di Triora e per arrivare poi al posto, alla Triora, dove è la località nella quale ci troviamo. Questo tratto ce l'abbiamo in concessione come provincia di Imperia dal 2005 ed è il tratto che comprende dalle sorgenti fino al ponte autostradale. Sono circa 33 chilometri di tratti gestiti, più 12 chilometri per quanto riguarda tutti i laterali. La parte bassa, a partire dall'inizio della concessione, dal ponte autostradale fino a Molini di Triora, è categoria B, quindi è un tratto dove si possono seminare, si possono immettere trote pronta pesca, e quindi questo è quello che facciamo all'inizio della stagione pescatoria fino al mese di giugno. E in questo tratto ci sono due tratti che sono adibiti, uno anche a pesca invernale e nella zona bassa, e un tratto che è anche un tratto no kill nel comune di Molini di Triora. C'è il tratto che da Molini di Triora fino a Triora e alle sorgenti è categoria A, dove non sono permesse immissioni di trote, ma noi in questo tratto, poi ve racconterà meglio Augusto, cerchiamo di tenerlo in maniera molto naturalistica, immettendo soltanto avannotti di trota mediterranea. Credo che questo tratto sia un tratto veramente da seguire, da frequentare per quello che rappresenta, per la parte anche naturalistica che rappresenta, specialmente nella zona montana dell'Alta Valle. Per quanto riguarda le varie gestioni che ci sono, che si alternano, sono gestite dal Comitato Provinciale di Imperia, che si preoccupa delle immissioni durante il corso della stagione piscatoria, e vengono immesse circa 8 quintali di trota. Lascerò poi la parola ad Augusto, che è colui che segue come società Alta Valle la gestione di questo tratto, molto naturalistico, molto bello e da frequentare, e poi lascerò la parola anche al nostro coordinatore delle guardie, che vi dirà come viene effettuato il controllo su questi tratti. Io naturalmente invito tutti quanti a voler essere presenti, a voler frequentare questi luoghi, perché vale veramente la pena di seguirli, di frequentarli per il loro ambiente pescatorio e per il loro ambiente naturalistico. Buongiorno, sono Augusto Borelli, faccio parte di un gruppo di amici pescatori che collaborano con la FIPSAS di Imperia per un progetto che stiamo portando avanti da anni, che riguarda principalmente la tutela dell'ambiente
la salvaguardia della fauna ittica e la cosa più importante è che mettiamo tutti gli anni gli avanotti di altissima qualità genetica e non mettiamo in missioni di trote pronta pesca, trote adulte, per cui chi viene a pescare in questo luogo trova solo trote naturali. Abbiamo pulito, messo in ordine, ripristinato tutti i sentieri che portano al torrente stesso e su ogni sentiero abbiamo installato dei cartelloni che indicano l'accesso al fiume e soprattutto ne abbiamo messo altrettanti nel fiume che indicano il rientro sulla strada. Abbiamo creato una mappa con tutti i sentieri, con tutti i numeri dei sentieri e possono accedere a fare il permesso di pesca in tutti i negozi convenzionati della valle e in particolare a Triora. Qua in Alta Valle si può pescare con tutti i tipi di pesca, sia la pesca con esche naturali, sia spinning e soprattutto è l'ideale per i pescatori a mosca. Ci sono delle restrizioni per la tutela del pesce stesso. Gli ami vanno senza ardiglione, i cucchiaini possono essere solo con un amo invece che tre e con l'amo schiacciato. Buongiorno, mi chiamo Riccardo Pericci, sono responsabile provinciale della vigilanza ittica ambientale della Federazione e ci occupiamo appunto della vigilanza ambientale e su tutti i tratti delle acque interne della provincia di Imperia, in collaborazione con altre forze di polizia, soprattutto con i carabinieri forestali. Volevo rammentare che per poter pescare qua in provincia di Imperia occorre essere muniti anche di un tesserino segnacattura rilasciato dalla regione anche a coloro che vengono da fuori dalla regione. Ci sono dei punti autorizzati dislocati nelle varie città della provincia e soprattutto presso la segreteria provinciale federale di Imperia. Siamo giunti quindi al termine di questo filmato, avrete visto tutto quello di cui stiamo trattando, ci troviamo nella Valle Argentina, vi invito quindi a fare un percorso turistico, piscatorio e naturalistico in questa valle della quale vale veramente la pena di fare un salto e di vedere quali sono le particolarità di tutto rispetto.